Siamo qui con Patrick Conde dell'Unione Sindacale di Base, siamo qui in Piazza Castello, circa davanti alla Prefettura. Come mai siete venuti in piazza a manifestare? No, noi abbiamo già iniziato un percorso per protestare contro le leggi ingiuste che ci sono sull'immigrazione e stiamo anche contestando anche sui diritti dei lavoratori che vengono a mancare. Dunque per noi era doveroso essere oggi in piazza insieme ai lavoratori per fare una piazza unica per rivendicare tutte le nostre rivendicazioni, sia legato alle persone che lavorano o sono d'origini stranieri, però prima di tutto sono lavoratori. Era doveroso essere qua come giornata del 1° maggio e a dire, a portare le nostre vertenze. C'è una politica europea, quindi di riflesso anche italiana, che sembra scoraggiare molto l'immigrazione. Voi ritenete che molte lungaggini o problemi burocratici nel rilascio dei documenti siano da imputarsi a queste politiche europee che scoraggiano l'immigrazione? Le politiche europee non è che scoraggiano l'immigrazione. Le politiche europee lavorano che sia un'immigrazione di massa, però per avere gente da sfruttare. Noi dobbiamo capire, partire dal monte, le persone scappano. Perché scappano? Scappano per le guerre regionali che succedono in Africa, scappano per il profitto, per il capitalismo così sfrenato, che sfrutta anche le risorse dei paesi africani e spinge la gente a prendere la nave, a prendere tutti i rischi, a attraversare il mare Mediterraneo per arrivare in Europa. E loro, l'Europa lo sa, e non sta facendo niente. Immaginate tutte le risorse, tutte le richieste, tutti i sistemi protettivi, tutti gli eserciti militari, tutti i controlli delle frontiere, hanno creato il Frontex, milioni e milioni dei soldi del contribuente buttati, hanno fatto Mare Nostrum, voi vi ricordate di questo, milioni e milioni di soldi buttati. Io penso che qui c'è un'ipocrisia di fondo. Queste persone che muoiono nel mare, che scappano, che vengono qua a fare una vita di sofferenza, perché sono diversi, perché bastava solo un bianco che moriva sul mare Mediterraneo, tutti gli europei si alzavano per andare a difendere, perché questi sono diversi di noi. Non è che c'è un disinteressamento della situazione, hanno delle capacità di affrontare le situazioni, perché non lo vogliono fare? Sono complice della sofferenza di milioni e milioni di persone che sfuggono nel loro paese per venire qua. Quando arrivano qua in Italia succede quello che succede, nessuno li cacca, sono merce da portare, merce da sfruttare, nessuno gli dà il diritto di vivere con dignità. Quali sono le leggi che voi chiedete o le riforme che voi chiedete allo Stato italiano? Allora, la prima richiesta che noi stiamo chiedendo è la regolarizzazione generale, la regolarizzazione di tutti gli immigrati, soprattutto anche per la situazione di pandemia che noi stiamo vivendo. La seconda, l'abolizione della Bossi-Fini, perché non può legare l'esistenza di una persona a un pezzo di carta, a un contratto di lavoro. Noi penso che le persone che sono nati liberi e devono vivere liberamente, scollegare proprio il permesso di soggiorno al mondo di lavoro. Noi abbiamo bisogno di questi due elementi di cambiamenti. Se non riescono a fare la regolarizzazione generale, non possiamo andare avanti. Hanno fatto l'ultima sanatoria che noi abbiamo portato il 29 di aprile davanti al prefetto, perché la sanatoria truffa. Come possono fare una sanatoria che era programmata sull'emersione del lavoro nero, chiedendo anche dei soldi ai datori di lavoro? Poi sappiamo che questi soldi sono stati pagati da lavoratori perché volevano regolare la loro situazione, e fino adesso stiamo aspettando ancora le risposte. Dunque l'accelerazione, almeno arrivare a una soluzione definitiva su quella che riguarda la sanatoria, riconoscere il permesso di soggiorno a tutte le persone che hanno fatto la domanda sulla sanatoria. Grazie. Prego, grazie a voi.